Buongiorno, buongiorno, e come sempre picchio il microfono, e come sempre un saluto a YouTube del futuro ed un saluto a porca mignotta Twitch ora, e si è aggiornata la categoria? Credo di sì, perché non l'aveva presa inizialmente. Allora, un attimo. Dei tecnicismi, ok. Penso l'abbia beccata ora. Mi sentivo il code Veronica X. Yes, ci dovrebbe stare. Vabbè, teoricamente l'ha presa. Che dire? Si continua come al solito con quella che è la Evil Saga. A seguire, dopo Resident Evil 3, ho fatto una piccola ricerca perché non ricordavo onestamente quella che poteva essere l'ordine cronologico reale dei titoli. Ero convinto che dal 3 si passasse direttamente al 4, invece nel mezzo c'è chi se non questo, Code Veronica X, che è, tra tutti, probabilmente, è quello che posso dire di aver giocato meno. L'ultima volta che l'avrò giocato sarà stato più o meno una decina di anni fa, quindi per capirci. E quindi ho paura. Concedetemela la paura. È una semi blind run a questo punto, considerando il mio livello di ignoranza nei confronti di questo gioco. Ah, tra l'altro, ma io non voglio essere. Ho visto prima un po' le impostazioni. Non c'è un reale settaggio dell'audio, come tra l'altro la lingua non è impostabile in italiano. Quindi, oddio, per me non la trovo una grande problematica. Anche se voglio capire il discorso legato anche ai possibili sottotitoli. Vabbè, insomma, sarà particolare. Questo walkthrough, mettiamola così. E quindi va bene. Partiamo, non ci perdiamo. E scelta della difficoltà? No, Resident Evil. d'accordo. Benissimo. E vabbè. Cutscene iniziale? Mi muto? Vediamo. Penso di sì. Diamogli. Mi muto, d'accordo. A dopo. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Nel caso faccio un piccolo recap, fine della cazzi. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Thank you.
don't move. Ed eccoci qua. Quanto vecchio con Veronica. Sì, sì, effettivamente. Stato buon pomeriggio, Phoenix. Effettivamente con Veronica è vecchiotto, non più rispetto a quelli che abbiamo giocato. Il tipo il primo, il remake del primo e il, vabbè, giustamente il secondo e il terzo sono dei remake. È semplicemente per il fatto che con Veronica realmente non ha mai avuto un... una remastered o remake per come si deve effettivamente, o comunque remastered sì, ma limitata rispetto a quello che abbiamo ai giorni nostri, ecco. Altra cosa che sto notando durante le cutscene, la totale assenza di sottotitoli, che può essere una roba particolare in questo caso. E quindi va bene. Dicevo, avrei fatto un piccolo recap di quello che veniva detto all'inizio. Insomma, è semplicemente una sintesi di quello che è successo su Resident Evil 2 alla fine e Resident Evil 3. Si parla di Claire, di Leon, i rookies che si incontrano all'RPD. L'esplosione di Raccoon City. Ora ci troviamo in questa situazione dove onestamente non riesco a ricordare per quale motivo ci si è incappati in questa roba un po' particolare. Claire comunque sì, alla ricerca del fratello di Chris, è d'accordo. E capiamo un attimino il tutto. Non sarà semplice, sarà una run particolare, ma va bene. Ah, eccoci, allora. If I were equipped with a lighter, I could see outside. Se fossi equipaggiato con un accendino, potrei vedere fuori. Va bene. Non abbiamo accendini? Sì, abbiamo l'accendino. Ah, manuale di gioco. Quando proprio si percepisce la classicità e la vecchiaia. Porca mignotta, io la percepisco. Check. Oddio. Manuale di gioco. Oh, madonna. Controlla tutti gli oggetti. Quando ottieni un nuovo oggetto, ricorda sempre di controllarlo con il check. Ok, con il controlla, con il comando per controllare. Nello stato... Ok, nella schermata di status, d'accordo. Ricorda. È sempre meglio ruotare l'oggetto in modo che puoi controllarlo da diverse angolazioni. D'accordo. Prova a spingere oggetti. Se incontri... If you face an object and then press and hold up to directional button, sometimes you will be able to push it. Ok, vabbè, chiaramente andando contro l'oggetto si è in grado di spostarlo, di pusharlo nella direzione dove si sta effettivamente spingendo. Vabbè, ma qui ci siamo anche. Potresti trovare stanze nasconde, stanze nascoste e oggetti in questa maniera.
Usa il quick turn. Ah, ok, il giro rapido. Puoi girare di 180 gradi istantaneamente premendo il cancel button, che penso sia il cerchio, mentre... Ok, mentre si preme il tasto direzionale in basso. Io penso si possa fare anche con la levetta, non devo necessariamente muovermi con le freccette, sarebbe un dramma. Mi auguro di potermi muovere anche con la levetta. Questo, vabbè, è un modo molto effettivo, molto efficiente per muoversi quando attacchi un nemico e quando vuoi girarti velocemente e scappare, correre. Usa, vabbè, la schermata della mappa. Quando ti sei perso, non sei sicuro di quel da fare, di cosa da cosa 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 fare? Cerca la schermata della mappa. Ok, puoi facilmente dire dove non sei mai stato e vedere quale porte hai sbloccato. Ok, salire e scendere. Puoi salire e scendere alcuni oggetti. Per fare questo, vabbè, mettiti di fronte all'oggetto e premi il tasto d'azione. D'accordo. Security boxes. Le casse di sicurezza, vabbè, sono gli store, vabbè, le casse degli oggetti. In the prisoner cannot be accessed through an item box. Ok. Make sure you remove all important items from a security box before exiting a room. Ok, fai attenzione semplicemente nel rimuovere un oggetto importante dalla security box prima di uscire da una stanza. D'accordo. Va bene. E è scomparso. Oddio. Ah no, non è scomparso. Che cazzo sta succedendo? Claire, il panico già si sta creando. Calma. Allora, abbiamo l'accendino. Usa. Non c'è bisogno di usarlo ora. Cazzate, equipaggia allora, giusto? Madonna, i movimenti. Equipaggia. Ok, lighter. Ula. Salve. Paura. Sottotitoli? Qualcuno dica qualcosa. Qualcuno parli. Cioè, come la dovete fare complessa? Gesticolano loro. Cazzatissimo lui. Go on, get out of here. Sottotitoli, This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. what are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Ci ha detto in poche parole che possiamo tranquillamente andarcene perché questo posto è fottuto. E Claire gli ha detto: E tu che cosa fai in questo caso? E non preoccuparti per me. E boh, fine della. E cos'è questa posa plastica? Fine del momento toccante, d'accordo, sintetizzato, ecco. Allora aspetta. Ok, mi posso muovere con. Oh Madonna Santissima. Mi posso muovere con la levetta, d'accordo. Vedo che c'è un blur molto interessante nel movimento. Roba simpatica questa. Oh cazzo. Queste? Erbette già abbiamo. Prendi l'erba verde? Prendiamo l'erba verde. Hai preso l'erba verde? Ok. Ma non fa male, d'accordo. E cosa ha tirato? Una capsula emostatica è nel pavimento. È vuota. Ok. Ah, un tipo antidolorifici, d'accordo. Prendi i colpi della pistola? Ok, hai preso i colpi della pistola, d'accordo. Che cosa hai da dirci, buon uomo? I suoi occhi sono chiusi. Sta sanguinando.
Ha bisogno di medicina emostatica, sempre di antidolorifici in ogni caso, d'accordo. È una lista di prigionieri, il mio nome è alla fine. VKD4496, Claire Redfield, ok. Escort name is at the end of the document. Escort non intesa, penso, come escort, ma come guida. Umbrella Medical, Paris, Third Security, Unit Leader. Rodrigo Juan Raval. Ah, ok, il capoccia qua. Il secondino. Quindi è il signorino qua, il signor Rodrigo Juan Raval. D'accordo. E qui abbiamo... Prendi il coltello da combattimento e che fai? Ce ne priviamo in questa situazione drammatica, psicodrammatica. Andiamo? Andiamo. Sarà una roba particolare, però ce la si può fare. Madonna, gli scarafoni. D'accordo. Prendi il nastro inchiostro? D'accordo. Hai preso il nastro inchiostro, Link Ribbon. Aspetta, prima di salvare. No. Ci sono i colpi qua. Ok. Colpi di pistola, ci siamo. Ora possiamo salvare. Memory card. Memory card. Cioè, per farvi capire il livello di antichità e vecchiaia. Sì, perché è realmente un emulatore questo. Cioè, non è un... Chiaramente non è una remastered. Salviamo. Claire, 01, prigione, fronte. Ok. E andiamo. Che c'è qua? Niente, d'accordo. La mappa, giusto. Wow. Change. Allora, oggetto. Punto di salvataggio e item box. D'accordo, cassa oggetti. Va bene, va bene, va bene. Let's go. Madonna. Io mi auguro che a livello audio sia ok. Il non poterlo settare è un po' gnè come cosa. Speriamo sia ok, ecco. Tutto qua. Beh, magari poi mi regolo con quelle a seguire poi. La pioggiola. A truck used for transport. Ah, un camion usato per i trasporti. L'olio sta fuoriuscendo. Ok. Dal veicolo schiantato, distrutto. Un corpo morto e una cassetta possono essere viste all'interno. D'accordo, la briefcase, la... Non la cassetta, la valigia, ecco, mettiamola così. D'accordo. Un cimitero! Bellezza! Porca merda! Ecco. Che si comincia? Ma io ho un coltello, eh? Minchia. E questa finisce in tragedia, eh? Claire? Bebem, bem, 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 bebem. Oh, shit! Ed eccoli, eccoli. I nostri amici. Direttamente dalle tombe. Freschissimi loro. Guarda quanto sono plastici. Uguali, tra l'altro. Di cloni. Va bene. Siamo nella merda, quindi. Ma tutto questo con un coltello. Madonna, la risoluzione. Va bene. Oddio. E che cosa... Ah! Ecco qua. Se pareva. Eh no, perché col coltello non mi sembra il caso. Come siamo combinati? Fine, benissimo. Direi di andare. Considerando la situazione, è meglio levarci dallo scojones a sto punto, a una certa. Pistola.
situazione. Vai, Claire. Quello è Steve. Oui, oui. Oui, oui. Who are you? Vabbè, Steve lo ricordo. È iconico. Well, great. We're right there. I'm coming over. Aspetta, lì sto arrivando. Minchia, Steve. Eccoti. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Monsters? Shut up. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire Redfield. Claire. Hmm. Nice. I'll remember that. Nice. Hey, I heard there's an airport around here. But once I find it, I can finally escape from this crazy island. Okay. I'll see ya. Hey, wait up! Ok, vuole scappare, Steve. Ci ha detto che... I don't want you following me. Che sto dito? You'll only slow me down. Oh, stronzo! Vabbè, ha detto che c'è un aeroporto qui vicino, quindi vuole usarlo per scappare. Non ci vuole da presso perché lo rallentiamo. Eccola qua, hai preso la pistola. Yeah. La pistola. Non è carica, no? Non per in... Ok, ok, ok. Ma per ora io mi manterrei col coltellazzo. Allora, quindi, che abbiamo qua? Ok, questo è il cancello centrale della prigione. È bloccato. La figura di un'aquila è carvata e rappresentata nella fessura, in questo caso, ok. D'accordo. Dobbiamo trovare una roba a forma di aquila. Ok. È stato chiuso con un lucchetto, d'accordo, che chiaramente noi non possiamo andare ad aprire ora, giusto? Coltello? No. Rimbalza, d'accordo. Ok. Erbetta. Yes, e noi facciamo una cosa meravigliosa del tipo questa. Tac. Abbiamo la doppia erba verde. Non sbattiamo, Claire. Grazie. Oh merda. No, 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 aspetta, sì. Oddio. Ok. Coltello? Coltello? Si può fare sto discorso? Fattibile? Sì, si può fare. Ma cazzo, c'è gente in questa zona. Interessante, interessante. Prendiamo la pistola. Parecchia gente. Che cazzo però. Oh. Sono cadute come per... No, madonna, in quella posizione è terribile la cura. Ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora, combiniamo. Già i colpi di pistola se ne stanno andando a... Se ne stanno andando a farsi benedire. Ok, sono rimasugli di cibo sparsi in questa zona, d'accordo. Altri colpi di pistola. Piano, madonna. Che abbiamo qua? Ok, questo cesso ha... Ok.
delle macchie abbastanza disgustose, schifose. Un terribile odore. Certo che i cessi di base non è che facciano tutto sto grande profumo, no? Allora, che abbiamo qua? Niente di utile qui. La mappa della prigione. Yay! D'accordo. E ci siamo. Sembra che qualcuno non abbia finito la propria zuppa. È ancora un po'... Worm è ancora un po'... Worm dovrebbe essere... È tiepido? Non ricordo di preciso. Calda. Non ricordo. No, calda no. Worm sul tiepido, mi sa. Tiepido dovrebbe essere, sì. Abbiamo un'altra erbetta e a sto punto ne facciamo una roba particolare, peculiar, del tipo. Combiniamo. Famo la tripla subito. Perfetto. Madonna, che suono fastidioso che sta facendo sto... Allora. Di qua. Porta aperta. Ci picchiamo dentro. Lui? No? Oddio, una nota, un diario. Diario, sì, yes. Diario del prigioniero. 13 maggio. Questa stanza puzza di morte. Based upon the information I found, I believe that I'm far south of the equator. Ok, basandomi sulle informazioni che ho trovato, credo di essere nella parte sud dell'equatore. Fortunatamente per me... Lucky for me that Bob is the bunk below me. Sort of those interesting type of guys. Ok, fortunatamente Bob è nel... bunk, in questo caso credo sia inteso come... Come lettino, no? Nella stessa camerata, nel lettino sotto di me. È uno di questi... È un tipo particolare, ecco. Ok. 16 maggio. Oggi, today Bob told me some crazy story. Why was put this place with me? Ah, ok. Oggi Bob mi ha raccontato delle storie particolari su come è stato messo in questo posto insieme a me. Ecco, su come lo abbiano portato qui. Allora, ha detto che è stato un attendant of the head of this place. Ok, supposed to be Salford. Attendente il facciamo dei termini che mi mancano. Attendente dovrebbe essere, scusate un attimo, acculturiamoci, se non ricordo male, maggiordomo più o meno. Allora, famola in tempo reale. Attendente. Ah, ok, come un addetto comunque del posto. The head of this place, ok. Questo boss, questo capo, chiamato Alfred... Ah, lo ha messo volutamente qui per un piccolo... Per uno stupido errore in questo caso, d'accordo. L'ha pagata cara il povero Bob. Cosa significa? Cosa succederà a me? 20 maggio. Senza nessun tipo di avviso, un gruppo di militari... Un gruppo di uomini militari si hanno preso Bob dalla struttura. Ah, e l'hanno portato alla ghigliottina, allo stand della ghigliottina. Ai, brutta. A mezzanotte. Ok. Cercherò di sneak out, di uscire, di sgattaiolare fuori per cercarlo. Ok. I've been hearing that anyone taken to the building never come. Ok. Ho sentito dire che tutti quelli che sono stati portati alla struttura non sono tornati indietro alla fine. Ok, non hanno fatto ritorno. Top of that, there are there's really... Ah, ok. Come se non bastasse, ci sono anche questi
questi sacchi di plastica molto larghi in questo caso, che vengono continuamente rimossi da quel posto, vengono portati via da quel posto. Ok, quindi sacchi di cadaveri. Ah, simpatica. Meglio che preghi per Bob. Povero Bob. 21 maggio, mi sbagliavo. Non sarei dovuto andare lì. What is going on in there? Che cosa sta succedendo lì dentro? Allora, tutto quello che potevo sentire erano risate spaventose e il suono di Bob che urlava. Creepy. Non sapevo cosa stessero facendo. Non posso smettere di pensarci. Succederà pure a me? Non posso, semplicemente non posso. E via, è qua tutto a... tutto ad immaginare. 27 maggio. Allora. Ah, ok, dalla mia ultima. Since my last entry, all of my fellow inmates have been taken to the building. Ok, dal mio. Sin dal mio ultimo arrivo. Ok, tutti i miei compagni di cella in questo caso sono stati portati in quella struttura. Non so se sono il prossimo. Ok, è ovvio che siamo usati dal buon Alfred, dal signor Alfred, come dei guinea pigs, quindi come delle cavie in questo caso. Non c'è via di scampo. What am I going to do? Che cosa devo fare? Che cosa farò? Brutta, brutta questa storia. Davvero brutta. Quindi il povero Bob mi sa che ci ha lasciati in maniera tragica. Aia. Un attimo, eh. Ah, qua abbiamo colpi di pistola. D'accordo. Schifo non fanno. Porca merda. Oh cazzo. Ah, ma un attimo. Calma, perché ha delle robette. No! Oh merda, c'è un altro qua, quindi. Uli! Oh cazzo. No! Non il piede! Mozzica il piede! Oh, cribbio. E sono tosti, eh! Vai. Coltello. Ok. Ce n'è un altro, eh. Perché sento. Prendi sta roba. Ovvero M100P. Ah, ok. Non è una roba ricaricabile. Va a singolo utilizzo. 100% vuol dire che poi la carica finisce. In questo caso. Salve. Fin quando posso le uso. Credo siano finiti comunque. Ok. Colpi di pistola, d'accordo. Bella robetta. Comunque è il secondo morso che subisco, che prendo. E mi trovo ancora sul verde, sul fine. Quindi sbocco. Sembra parecchio cazzuta, Claire. Non mi dispiace come roba. Assolutamente. Ok. Com'è possibile che t'avevo fatto fuori? No, facciamo scherzi, sai. Qua? Vabbè, materiali abbandonati sono raccolti in questa zona, niente di utile. D'accordo. Com'è? Spuntino? D'accordo. E andiamo. Non si apre da qui, vero? No, beh, chiusa dall'altro lato con il lucchetto, non può essere aperta da questo lato, d'accordo. Dobbiamo trovare il modo di aprirla comunque. Va bene. E qui.
Oh, Cribbio, salve. Che dobbiamo fare? Cosa? Chi stai sparando, Claire? Ok. Cazzo. No, mica mi sono... Ma la telecamera? Ecco qua, mi sa che non siamo più sul verde. Sono spaventato tantissimo. Va bene. Questo interruttore controlla... Vabbè, le saracinesche. La saracinesca in questo caso. Premere l'interruttore, sì. Sembra essere bloccato. Devo rilasciare la serratura prima. Devo sbloccarla. Ok. Nice. Mi è piaciuto questo mozzicone improvviso dall'angolo. Simpatico. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ah. Dobbiamo rilasciare tutti gli oggetti di metallo nel box. Bene, quindi praticamente tutto. E cos'è? Chiamano da posti sperduti nel mondo. D'accordo, non risponderò mai. Allora, basta cazzo, basta. Chiudi sta merda, ok. Poi possiamo anche queste. Pure l'accendino. E mi sa di... L'erbetta posso, beh. L'erbetta almeno. Abbiamo gente, qua abbiamo gente cattiva. Ok. E qua? Salve. Colpi infiammabili. Colpi infiammabili, ma se non posso... E quelli? Ok. Biological. Ah. Both gas rounds. Colpi gassosi, colpi contro le bob, le armi biologiche. Spray medico. Ok. E questo? Manuale di utilizzo. Trade Duplicator User's Manual. Ah, ok, un manuale di utilizzo del duplicatore 3D, della stampante 3D. Il nostro nuovo prodotto. Vabbè, il duplicatore 3D è una stampante 3D, è formato da due parti. La parte dello scanner, la porzione dello scanner 3D, questa porzione scannerizza un oggetto tridimensionale, ok? Semplicemente posiziona il materiale che vuoi scannerizzare, ok, nella traccia dello scanner. L'oggetto scannerizzato sarà processato in questo 3D data, in questi dati tridimensionali. Ok, che lo... Should be transferred to the duplicator portion. Ah beh, che verranno trasferiti poi alla porzione del duplicatore in questo caso. E poi c'è appunto la parte del duplicante, ecco. Se posizioni il materiale che desideri convertire nella macchina, puoi cominciare la conversione basata sui dati tridimensionali che erano stati creati dallo scannerizzatore, dalla parte, ok, dello scannerizzatore 3D, in questo caso. La conversione sarà eseguita con l'accuratezza completa dei dati. The result will be an object precisely true to the original. Vabbè, il risultato sarà un oggetto precisamente identico a quello originale. D'accordo, è una cazzo di stampante 3D, insomma, cioè non c'è tanto da... Il pannello di controllo della stampante, dello scanner 3D. C'è un interruttore di attivazione, premere. Ok. Attivando lo scanner 3D. Ok, per favore posiziona il materiale che vuoi scannerizzare nella porzione dello scanner della macchina. Ah, vabbè, dobbiamo comunque trovare qualcosa da poter duplicare in ogni caso.
E qui c'è il duplicatore. Vabbè, se i materiali sono posizionati, posso ripristinare l'oggetto. Ok. Nice. Vabbè, dobbiamo trovare la roba da duplicare in questo caso. Simpatico. Questo? Fax on the facility access application. Che è un fax sull'accesso alla struttura in questo caso. Sii sicuro di verificare il contenuto di following facility access application form. And the applicant's name to the expected visitors list. Chief Prison Guard Room, Paul Steiner. Ok, è semplicemente... Ah, vabbè, un... Ah, ok, in base a quelli che devono essere i ruoli in questo caso. Della struttura, all'interno della struttura, d'accordo. Apply for access permission for prison area D. I dettagli a seguire. Nome del visitatore, Carl Grisham. Ok. Motivo dell'entrata. Possedeva i seguenti materiali. 1. Nuovo prodotto. Sample from Metal Industries. TG01. Ok. Diverse... Commodities, wait a second, commodities, non credo, merce, materie prime, ok, varie materie prime ordinate dai prigionieri in questo caso, d'accordo, nota, vabbè, userà un camion di trasporto e 2 TG01, il sample. Sarà will be stored in a designated briefcase. Ah, ok, sarà conservato in una di queste valigette. Va bene. D'accordo. Sample sarebbe il Non mi viene il termine, che tragedia. Campione, ok, da conservare in queste valigette. Steve! Chris Redfield? Christopher Camporosso, Cristiano Camporosso. What are you doing here? Che fai qua? Chris Redfield. Faccio la traduzione in tempo reale. You mean my brother? Ah. Your siblings. Siete fratelli. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Tuo fratello è sotto l'osservazione dell'Umbrella. Ok. I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. Ah, devo contattare Leon e fargli sapere che mio fratello è controllato. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Ok. Quel file mostra. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Latitudine e longitudine del posto. Okay. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Oh, Steve. Believe me, I know. Calla, te una calmata. What was that all about? Allora, lei vorrebbe inviare a Chris. Non ho capito se è Chris o Leon. Mi sono aperto. Ho perso una porzione del minchia di dialogo. Le coordinate del posto, longitudine e latitudine, in modo da poter essere rintracciata. Emblema dell'aquila. Hai preso l'emblema dell'aquila? Ok. Che è quello che serviva per aprire la porta. E Steve le ha detto, non puoi, tanto non verrà, non puoi contare sugli altri, devi contare su te stessa. Vabbè, Steve, oh cazzarola, ok,
Steve ha da rompere le palle, evidentemente. Qua abbiamo un nastro per salvare. Direi che si può anche salvare. Sì, a questo punto. Ne abbiamo presi tre. Avessero messo una minchia di sottotitoli, sarebbe stato tutto molto più seguibile. Ok. Però niente, va bene così. Allora. Questa? La porta è bloccata da qualcosa. Non posso aprirla da questo lato, d'accordo. Ah, ok, questo è il. Per la sala cinesca fuori. La serratura, l'abbiamo sbloccata, d'accordo. Allora. Adesso. Aia, porca mignotta. Ah, noi abbiamo l'emblema. E questo potrebbe anche andare. Il problema è un altro. L'emblema è una roba in metallo, giusto? Minchia, Pure Gold, hai voglia se è in metallo. Passare non ci fa passare. Come non ci farebbe passare con lo spray, come non ci farebbe passare con i colpi, Link Ribbon. Che vi dico, sti cazzi, questo lo uso. Please deposit Te any pare. metallic items you Infatti. have in the security box. Io direi qualche ricordo c'è del gioco, ma lontano, davvero lontano. Non ricordo nemmeno di averlo mai finito realmente. Quindi sarà una roba tostarella. Tostarella sì. Allora, tornando qua. Ora possiamo esatto riprendere la roba almeno. Questo ok. Quindi di nuovo. Ma intanto al posto della cura metterei. Ma cazzo, ma fammi scegliere l'ordine delle robe. Ma perché sta roba? Vabbè. Non capisco tanto il ragionamento, però d'accordo. No! Queste qua, ok. E via. Si può andare. Ciatta, via. Allora, possiamo aprire la sala cinesca, effettivamente. Ma che casino che fanno. Ok, ora sì. Yes. Oh, porca merda. Oh, scazzarola. Aspetta, aspetta, aspetta. Che fa questo? Madonna, quanto cattivo. Levati dalle palle. Ma non muore? Ok. Andati? Sembrerebbe. Estintore. Ok. Per andare a spegnere il fuoco all'inizio. Penso di sì. Quindi andiamo. Oddio, aspetta, aspetta, aspetta. La porta hanno tirato giù. Cancello. Un attimo. Torniamo indietro. Ah, che complessa sta roba. Ok. Ci nascondi? Che c'è? Madonna, i comandi! La deambulazione! Ecco, la ghigliottina. Questo è? Ah, ok, chiave del lucchetto. D'accordo. Quindi possiamo aprire. C'è. The Indigo Blue Plate. Ok, una raffigurazione. Comunque un. Anche lì, una carvatura, ecco. Di una piastra di color indaco. Ok. Si può aprire da qua? No, dall'altro lato. Cazzis! Andiamo. Porca merda! No! No, 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 no! No, 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 no! Oh! Quanto piottano! Basta, eh! Oh! Merda, potevo evitare di. Vabbè, apriamo. E ora corsa di nuovo. Buttare? Butta, butta, butta. Cazzi! Va bene. Grande. Va bene così. Ok.
Allora, il... chi è che mangia? Non te pare. Palle che siete. Ma poi manco si sentono. Quello che mangiava va bene, ma lui fermo in piedi. Vabbè. No, madonna mia, che complesso muoversi. Ok. Claire, che cos'è questa John Wick positioning? Per favore. È andato lui? Sì. Disperati. Ok. Spegniamo il fuoco. Oh, e possiamo prendere la valigetta, la briefcase. D'accordo. Via sta merda. Prendi la valigetta, sì. Direi di esaminarla. C'è un tasto. Yes. Ah! Il TG01 era dentro la valigetta, il materiale, okay, il sample. C'era anche un documento di... ok, di spiegazioni. Ok, del TG01. Descrizione del prodotto. Thank you for your continued support. Ah, ok, grazie per aver continuato, per il vostro continuo supporto e per usare i nostri prodotti. Questa volta, this time we gathered our most advanced technologies. Ok, abbiamo recuperato le nostre tecnologie più avanzate e abbiamo avuto successo nella creazione di un materiale unico antimetallo. Ah, ok, anti-detection, quindi non può essere sgamato. Perfetto. Caratteristiche del TG01? Non può essere riconosciuto da... ok, dai detectors dei metalli, quindi può passare tranquillamente. Cannot be pictured by aspetta un attimo. Roentgenography, non ho idea di cosa sia la roentgenography. Al controllo. Ok, al check dell'immigrazione, ma no, del passaggio, ecco. Ok, lightweight, quindi peso leggero, duraturo, d'accordo. We plan to develop various weapons utilizing innovative... ok, abbiamo in mente di sviluppare nuove armi utilizzando questo nuovo materiale, ecco. We have enclosed a sample for you to... vi abbiamo mandato un campione da farvi recensire in questo caso. Ok. Ok, aspettiamo. We look forward to hearing from your regarding possible business opportunity. Ah, farlo recensire giustamente e capire quelle che possono essere magari le varie opportunità di business che possono nascere da questa tipologia di prodotto. Metal Industries Company, capo del dipartimento di sviluppo, Carl Red Hill, quindi il signor Carl Collina Rossa. D'accordo. Vabbè, abbiamo capito una cosa. Questo materiale non può essere sgamato dal detector, quindi possiamo andare tranquillamente in questo caso. Andiamo. Qua una strage c'è stata, d'accordo. Ok. Andiamo a... oh no. Ok. Io ti eviterei cortesemente, grazie. Quindi ora posso passare tranquillamente con il materiale, in modo da poter creare la versione... oh no, merda, via. Il duplicato del medaglione dell'aquila. Così si può passare effettivamente. Nice. Allora andiamo. Madonna mia. Ok, allora,
quindi dobbiamo posare tutta la merda. Metallica, metallica, roba metallica. In the security box, quindi posiamo la schifezza. Via l'accendino, via le doppie Uzi, via il coltellaccio, via la pistola, via i colpi della pistola e via l'estintore vuoto. Questo lo portiamo. Esatto, meraviglia. E non si attiva niente, d'accordo. Mo, quello da fare è... Cazzo, dov'era il... Sta qua. Il medaglione dell'aquila, eccolo. Lo prendiamo. Qua cosa devo mettere esattamente? Questo? Sì. Ok. Scannerizza, manda i dati, ok. Ok, trasmissione completata. Trasmissione completata dei dati 3D. Ok, il duplicatore. E ora dobbiamo mettere il materiale. Vero? Yes. Bello questo effetto PNG. Madonna quante scintille. Oh, eccolo, eccolo, ce l'abbiamo. Duplicazione completata. D'accordo, grazie. Prendere il SPU Alloy Emblem. Ok, l'emblema. Ah, l'emblema sperimentale, d'accordo, va bene. No. Non è che sto suono mi è piaciuto, eh. Stiamo calmi. Ma sta roba non si può riprendere perché è in metallo. Questo vuol dire che devo passare nel mezzo senza armi e senza nulla comunque. Esatto! Bella merda! Pure tu, Claire, cazzo, mi dai la schiena. Basta! Nel mezzo! Va bene, tira giù. Ok. Lei è tosta comunque. Ancora sul fine sta. Te ti evitiamo in questa maniera. Riprendiamo magari la roba in questo caso, grazie. Del tipo l'accendino, del tipo le doppie, coltello, pistola e colpi di pistola. Adesso via, 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 via. Va bene, va bene. Ci siamo, progressi. L'importante è questo, andare avanti, progredire. Ok. Allora, dov'era il... qua. Il portone centrale, il cancello principale della prigione. No! Tutto è buono. Ok. Meno si spara, meglio è. Merda. Ok, tu ti muovi bene, bravo. Che situazione di merda, via, 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 via. Usa sta roba. Va bene, fammi entrare. Ok. Alla grande, grandissima. Cazzo che fenomeno. Zona nuova. Mappa. Iron Bridge, ponte di ferro. Ok. Colpi di pistola, colpi di pistola, vi ho visti. Fermi. Ah, erbette, ok. Male non fanno. Le prendiamo. E le combiniamo prima di subito anche. Via sta roba, via sta roba. E combina. D'accordo. E si prendono quei colpetti. Eccoli là. Ok, colpi di pistola, ci siamo. Adesso la cassa, la cassa, la cassa. Ma che movimento, che movimento. Ma come fluttua. Allora, incredibile. Ok. Spingi sta roba.
le mani nel nulla, lei sta spingendo il nulla in questo momento, d'accordo? Ok, un po' di qua. E possiamo andare. Becchiamola però. Claire, Claire, ok. Via. Si sale. Si sa. Va bene. Che abbiamo qua? Ah, abbiamo compagnia. Salve. Vai lì, bravissimo. No. Ok. Ok, swishiamo attraverso gli zombie come il burro nel coltello. Sento no, terribile. Questo suono è terribile. Ok, via uno. Questo lo prendiamo, il colpo, fa piacere. Qua c'è qualcosa che sbrilluccica. Abbassati. Questo è un colpo preso. Questo è un colpo preso. Prendi il Navy Proof. Prendiamo il Navy Proof. Via. Madonna. Madonna. Via l'uomo dei cani. Via. Siamo su Caution. Erbetta è salito. Non me l'aspettavo. Non la posso usare. Prendere. Bene. Ah, usa. Usa. Ok. Merda. Ma che cazzo. Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto ok. Ci siamo. Va bene. Aia. Aspetta, prima inauguriamo la zona. Ah, ok, ora andiamo. Aia. Alfred, non è vero? Colpi. Colpi, colpi, colpi. Nothing useful, un paio di palle. Ci sono i colpi qua. Ok. Brava. E adesso... minchia. Allora, quella è chiusa. C'è quella a sinistra. Scale che portano sopra. Ci siamo. Questo? Dimmi. Ah, ok. Il sistema di sicurezza è attivo. D'accordo. Entra. Entra in employee ID to activate, then unlocking the service. Ah, ok, ok, si deve entrare l'ID dell'impiegato per sbloccare il sistema. Inserisci il numero dell'ID. Ma che cazzo... Non ne ho idea. Aspetta, forse lo so. No! Non ci entra tutto! Vabbè, si è capito comunque, no? Vabbè, dai. Vediamo, funziona? No? No? Ah! Peccato. Vabbè. Dobbiamo trovare l'ID, dobbiamo trovare l'ID, d'accordo. Ci siamo, ci siamo. Allora, io comincerei con questa porta. Che mi ispira fiducia. Ah, il cesso, d'accordo. Sti suoni. Giro tattico. Ah, pipistrelli. Ah, no, briefcase. Prendi. Non ho spazio nell'inventario. A posto. Oh, merda. Corri. No. Guarda. Abbiamo un problema. C'è un problema gravissimo. Non c'è spazio nell'inventario. È una grandissima problematica. Brutta roba. Saliamo. La speranza. E che bei questi quadri molto... Quadri. Belli. Che c'è qui? Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Dov'è la cassa? Eccoti, colpi. D'accordo. Piglia tutto. Allora, allo stato attuale...
Allo stato attuale io poserei la tripla verde, il Navy Proof, che onestamente non lo vedo utilizzabile nel breve. No, la doppia verde la lascerei. C'era anche uno spray medico nel bagno, quindi ho lo spazio sufficiente per recuperare lo spray medico e la briefcase. Ah, tra l'altro qui c'è il... ok, il nastro per salvare, lo prendiamo e salviamo pure nel frattempo. Prendi Link Ribbon. Claire, calma, ce la facciamo. E usa sta roba. Memory card. Madonna, i tempi della memory card. D'accordo. Che bella questa host della save room. Palazzo, stanza del salvataggio, d'accordo. Quindi posiamo questo. Poi... ah, documento. Nota del segretario. 4 anni sono passati da quando ho iniziato a servire il signor Alfred. Ah, non si fida più di nessuno. Anche se sono un suo impiegato, in questo caso, mi trovo strettamente... aspettate, I'm still strictly prohibited from entering his... ah, ok, mi è stato comunque proibito entrare nella sua casa privata. Qual è il suo problema, ad ogni modo? Dicono viva con sua sorella gemella Alexia nella casa privata nella collina. Ok. Occasionalmente I've seen someone standing by the window. Ah, ho visto qualcuno nella finestra della casa, dalla finestra della casa in questo caso. Potrebbe essere stata Alexia. Was it from beauty? Ah, di cui l'estrema bellezza è spesso discussa. In questo caso, ok. I once asked Sir Alfred about this, but it only... ah, ok, una volta ho chiesto al signorino Alfred riguardo questo, ma l'ho solo fatto incazzare. Ecco. Anche se sono il suo impiegato, non mi mostra nessuna forma di lenience. Scusate, che cos'era lenience? Check rapido, non ho idea di cosa sia la lenience. Culturiamoci un attimo. Lenience. Ah, nessuna forma di indulgenza. Ok. Se dovessi chiedere riguardo a lei nuovamente, potrei addirittura mettere la mia vita a rischio. Porca miseria, la fa bella tosta, Alfred. Dopotutto, it is a mystery why... ah, ok. È un mistero sul perché provi in maniera così disperatamente a tenere la sua vita segreta con Alexia, cioè a tenere il suo rapporto con Alexia in maniera così segreto, ecco. Il buon Robert Dawson, d'accordo, va bene, grazie Robert. Ok, allora qui c'è un'erbetta, questa si raccoglie e la combiniamo. Yes. Sì, d'accordo. Vedo uno scintillio sotto il comodino, quindi presumo, esatto. E questo è? Ah, l'ID card. Ok, l'ID card, che conterrà la password. Ok, per un dipendente dell'Umbrella. Ah, eccolo, NTC 0394. È scritto su di esso. Chat, NTC 0394. Già l'ho scordato. Cos'ho nell'inventario? Porcate, porcheria. NTG 0394. Napoli, Torino, Como 0394. NTC 0394. Quindi sotto. Via! Ok, era NTC 0394.
Sì, entriamo all'employee ID. Ok. Fammelo scrivere. Dov'è? N T C. Cazzo, l'ho dimenticato. 0394, ok, giusto. 0394. Entra, enter. Taglia con l'ID. Ok, è stato confermato. Alla grandissima. Ok, il sistema di sicurezza è stato disattivato e si è sbloccata la porta. Ok, non è più utile scartarlo? Yes! Allora io prima però vorrei prendere, cortesemente, se evitiamo di bloccarci nei pillar, la briefcase e lo spray medico. Quindi, lo spazio c'è, vero? Lo spazio c'è. Spray. E qua abbiamo lo spray. Ok. Cassetta, cassetta, cassetta. Eccola. Ah. Duralluminium? Cos'è il duralluminium? Che materiale? Ma porca mignotta. Cioè è duralluminio? Duralluminio? L'alluminio? Boh. Duralluminium. Una cassetta in duralluminium. Una valigia in duralluminium. Come si può aprire? È bloccata, è chiusa. Ci deve essere... Ok, questo buco. Ah, ok, una serratura semplice. Se solo avessi un lockpick. Noi non abbiamo un lockpick però. Un grimaldello. Bella stronzata. Non abbiamo un grimaldello. Terribile questa cosa. Quindi momentaneamente io farei una robetta del tipo... Andiamo a posare... lo spray, andiamo a posare la valigetta in duralluminium, quindi via 1, via 2 e per ora andiamo così, giro rapido, via, camminata baggosa e andiamo. Ok. Tutto a suo tempo, tutto a suo tempo. Allora, intanto, prima di andare nella porta che ho appena sbloccato, da questo lato non ho controllato effettivamente. Ma questo quadro? Ok, un enorme ritratto. Va bene. Abbiamo un enorme ritratto. È chiusa. A Silver Crest is carved here. Una cresta d'argento è carvata qua. Una carvata. Non so che termine usare in italiano per indicare carved. Carvata. Non carvata. Raffigurata. Dai, raffigurata ci sta. Oh, scheisen. Merdaccia. Zombie! Via! Ok! Madonna, sta pistola spara confetti! Ok! Ah, sono andati! Però i colpi... se ne trovano! Cioè, sono a 107 colpi... Ok! Porca puttana! Via! Aspetta! Pistola... spari tattici. Finisci giù, ti prego. Ok, coltello. Merda, ci arrivo? Non lo so. Vediamo. Ti è. Ok, ci siamo. Ricarichiamo la pistols. D'accordo. E... unchia, un'erbetta rossa. Ah, io direi di andarla a posare nella cassa. Sento ancora zombie, oh. Sento ancora zombie. Qui ce n'è uno, quindi. Ce n'è uno, ma la telecamera non permette la visibilità. Vediamo. Sì. Caduto. Coltello, rapidamente. Ok.
E ci siamo. Ricarica un attimino. Ok. Andiamo a posare l'erbetta rossa che abbiamo appena recuperato. Non voglio, voglio provare a non lasciare nulla indietro. Le risorse sono di estrema importanza, quindi ogni volta andiamo a bloccarci. Claire, ce la possiamo fare. Questi quadri? Non esamina lei, d'accordo. Ok. Dun dun dun. Bellissima la host della stanza del salvataggio. Bellissima. Della restroom. Non ho interagito con questa porta. È chiusa. Ok. C'è la raffigurazione della forma di due pistole. Ok. Va bene. Pim 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 pim. D'accordo. Allora. Ok. Ai ai. Allora, porte chiuse, aperte. Ah, questa è chiusa, già indicata. Ok. Quindi quella altra è chiusa, questa è aperta. Curioso come vengano già indicate. Non mi ricordo se negli altri pure funziona in questo modo. Dei classici, intendo. Le porte chiuse già dall'inizio vengono indicate come chiuse, anche se non si è mai interagito effettivamente. Però vabbè, ci sta. Colpo di pistola, almeno fa risparmiare un po' di tempo in questo caso, questo sì. Ma perché sto usando la pistola normale che posso usare quale beasts? Cioè. Allora, che abbiamo qua? Il modellino di una nave da battaglia è raffigurata qui. D'accordo. Vabbè, la guerra sembra essere il tema principale, d'accordo. E questo che sbrilluccica. Anti display deer. C'è un bottone. Sì. Ah! Cazzi! Quanta cattiveria. Che sguardo sveglio. Oh signore. Ok. Che sono Alfred e Alexia, beh. Fratelli. D'accordo. Si è aperto il passaggio. Timone. Ok. Abbiamo preso. Armi. Ok. Da diverse nazioni. Ok. Ma una non potrebbe prenderne una, no? Sono raffigurate qui. Decorazioni sono. Ok, le decorazioni sono esposte. Archaic military items. Oggetti militari arcaici sono. Porca miseria quanto la fa complessa. Le due pistole. Un paio di Luger dorate. Ok. Sono esposte qui. Prenderle? Yes. Non puoi prendere.
Verrebbe da mandarti a cagare, non lo faccio, non so per quale motivo, ma lo vorrei fare. Cioè, ma davvero? Perché occupano due spazi, quindi comunque dobbiamo uscire, A, tornare indietro, B, posare qualcosa, G, certo, C, tornare qui e D, recuperare le Luger. Va bene, quindi andiamo. Madonna, che movimento wobbly. Ok. Perfetto. Andiamo qua. Plim, 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 plim. Allora, posiamo qualcosa. Devo posare per forza. E... questo? Lo steering wheel? Penso. Anche se non ricordo male, dovrebbe servire in questa zona. O qui vicino in ogni caso. Quindi per ora vado a prendere le pistole. E poi recupero il timone. Quindi per ora andiamo. Allora, si recuperano le pistols, le gold lugers, le luger dorate. Andiamo. Mie, prendile. Yes. Ok, abbiamo preso le luger dorate. Cazzi. Ecco. Non dovevo? Fa caldo? Che posso? È completamente bloccata. Oh, merda. E che famo? Le riposiamo? Le ho riposate, tranquillo, va bene, le ho riposate. Ok, calma, non è successo niente, d'accordo. Non le tocco più. Due pistole di merda, pure scariche erano, perciò... vabbè. Niente. Abbiamo scherzato. E... sto pensando... mi sa che devo riprendere il timone, effettivamente. Allora andiamo. Non ci blocchiamo, Claire. Please. Ah. Risaliamo. E via. E si devono fare diversi viaggi, purtroppo. Ma d'accordo, va bene così. E dov'è? Qua. Allora, il timone. Il timone mi sa di dover prendere anche... No, va bene, solo il timone, andiamo. Ok. Aia! La schiena. Allora, si riscende e si esce da sto posto de merda. Via. Ecco. Help me. Gastiba, una voce è inconfondibile. Oh, porca. No. Steve. Dov'è? No, merda, forse... conoscendo il soggetto, penso di aver capito. Steve! Becille. Arrivo. Senti come pompa.
E già si sente l'allarme da qua. Madonna che ansia. Steve! No! Sta cuocendo! E te pare, sta soffrendo, eppure io. Allora, c'è un messaggio sul pannello di controllo. Quando le due coppie si completeranno, la mia rabbia si placherà. Ai, ai, ai. Le due coppie? Le coppie? La coppia? Operare? Sì, due leve. Coppie, e coppie, qua che vedo, coppie che coppie che coppiano. Le due pistole. Quindi, sci... Decidi. Di lusso. That was too close. Okay. But I found something, thanks to you. Ho trovato qualcosa, grazie a te. Looks cool, huh? Sembrano fighe, no? Oh, I need those. Give them to me. Mi servono. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. I found them, sto cazzo! Ci stavi per soffocare lì dentro, imbecille! I'll trade you for something fully automatic. Ah, ok. Vuole qualcosa di fully automatic. Sì, see vero you around, Claire. Adios. Adios. Hey, wait, Steve! Oh, pezzo di imbecille! Fully automatic. Vuole qualcosa di fully automatic. Ma non gli poteva dare queste, no? Però non sono fully automatic. No, infatti. Niente. Steve se n'è scappato con le nostre... le Golden Luger. Bravo lo stronzo. Va bene. Allora. E a sto punto si poteva lasciare a soffocare là dentro. A una certa... palle. Allora, allora... Oh, signor. Mirate merda. Redfield, how dare you interfere with my operation? Quale voce me lo dice? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. Okay. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. Alfred? I am Alfred Ashford, sì. Commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. Aia! How dare si è incazzato. L'ha provocato. The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Ok. Ok. Suo nonno è uno dei fondatori originali dell'Umbrella. D'accordo. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Attaccato cosa? Shortly giovane. After you arrived, my base was attacked. Effettivamente. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable. Unacceptable. How can you deny it? My base has been destroyed. And ah, lui pensa che okay, che Claire abbia attaccato la base. Creating countless zombies and monsters. Hai capito male, zii. Who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Come ride, come ride, come ride quest'uomo. Ok. Claire. Dove cazzo siamo finiti? Banda di pazzi. Comunque sì, lui è Alfred. Ok. L'abbiamo incontrato effettivamente. Questo piccolo esauritello. Non i cagnacci di nuovo. Però, Claire, le scale scendiamole, cortesemente. Ok. Va bene.
via di qua. Ok, allora, cosa abbiamo? Qui? Vai, colpi pistola, male non fanno. Cominciano ad essere parecchi colpi da pistola. Ok, una mappa del palazzo. Una mappa del palazzo del cane pazzo, d'accordo. E qui... Prendi le frecce della bowgun, la balestra, in questo caso, sì. 30. Frecce per balestra. Ah, c'è un'inserzione ottagonale. Vabbè, qui è dove dobbiamo mettere effettivamente il timone. Girarlo? Sì. Che fai? Dopo averlo messo, te ne privi. Ula. Ok. Let's go, quindi. Scendere la scala? Yes. Pam, 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 plam. Allora, cosa abbiamo qua? Un side pack. Puoi trasportare più oggetti se equipaggi questo. D'accordo, equipaggiarlo? Yes, alla grande. Quindi abbiamo slot in più? Oh, che meraviglia. Quanti sono, scusami? Allora, questo considerando che sono 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 slot. Meraviglia. C'è una leva. Muovere la leva? Sì. Ok. Saliamo, sì. Ulala. È un sottomarino? Tipo una zona... zona subacquea, sott'acqua, comunque. Che abbiamo qui? No, già li senti i nostri signori. Salve. Famoli fuori. Ok. Colpi di pistola. E... via. Andato? Yes. Andati. Ah, abbiamo un ink ribbon. D'accordo. Recuperiamo. Sono tutte e due aperte? Sì, allora aspetta. Allora. Sono tutte e due aperte, quindi proviamo di qua prima. I pescioloni! Ma che belli! Ok. No! No! Sti cazzi! Mi ha messo... Ti prego, dimmi che... Non ci posso credere, mi ha messo in attenzione il pipistrello. Non è possibile questa roba! Cosa sto guardando? Basta! Vai via! Che tristezza! Su caution sto... però in teoria su caution si può stare senza troppi problemi. Questo dispositivo... Ok. Dà energia a quello che è il boarding lift. Il... la piattaforma. Zero la leva, sì. Ah, ok, qua è dove devo andare a mettere i... Ah, ricordo. Ok. Un pannello di controllo. E no, giustamente non funziona perché, esatto, mancano i tre emblemi in questo caso. Quindi per ora mi attacco, andiamo.
Per ora ci si attacca, signori. Dopo si vede. Allora. E direi dall'altro lato. Sì, sì, sì. Decisamente l'altro lato. Mi ha sorpreso il discorso dei pipistrelli che mi hanno mandato su Caution, onestamente. Un po' una mezza stronzata. Vabbè. Ci sta. Ok. Andiamo. Allora. C'è un container in mezzo alle balle. Non si può fare niente lì. Un controllo di pannello per for the shutter. Ah, ok, i segni sopra, o comunque. Viene indicato K402. Ok, d'accordo. Niente? No. Questo? C'è una leva. Muovere la leva per il container, ok. E paradossalmente più gioco più ricordo. Allora. Ok, l'abbiamo sopra, via. Tiratelo via! Ok. Aspetta però. Qua che abbiamo? Niente? Qui dentro. Ok, un controllo di pannello. For the elevator Iron Bridge. Ah, ok, per il ponte di ferro in questo caso. E la leva è mancante, d'accordo. Dobbiamo trovare la leva. La leva. Una leva leva l'altra. O eleva l'altra. Ok. Let's go. Però prima vediamo dove abbiamo tolto. Sorry, il container. Dov'è? Qua. Vabbè. Muoviamola. L'ascensore praticamente. E comunque la piattaforma mobile. Questa. Sì. Aia, già ho visto una testuzza. Oh no. Abbiamo compagnia. Ragazzacci. Claire, sparare come Cristo comanda. No, mai, vero? E te pare. Non volevo aprire la mappa. Ma porca miseria, ma muoviti. Oh, porca. Ma che è? Ho preso di coraggio. Ma che vuoi crepare? Sempre su Caution oppure... Vabbè, fino a quando sto su Caution, onestamente. A me va anche bene. Allora, abbiamo altri colpi della balestra. Ma non abbiamo la balestra, ok. E poi... Biohazard card. Biohazard card. Questa Shining in Silver. Shining in Silver. The Military Training Facility. Non sto ricordando onestamente. Ah, indietro sicuro devo andare. Questo sì. Dove potrebbe servire? The Military Training Facility. Ok. Torniamo indietro.
E cerchiamo di capire. Allora, sì, perché questa zona è abbastanza limitata in realtà. Cioè, questa, la Military Training Facility. Palazzo. Passaggio. Iron Bridge. Prigione. Una scheda. Military Training Facility. Onestamente non mi viene a mente, cioè non... Vabbè, torniamo indietro. Silver diceva, c'era una porta alla... al palazzo dove... No, devo tirare la roba qua. Dove diceva che c'era un Silver Crest. Il problema è che non penso si utilizzi la scheda là. Cioè non credo, almeno. Oh sì. Vabbè, intanto torniamo indietro. Andrei anche a salvare e voglio capire sto discorso meglio. Allora. Sì. Ok, qua ci siamo. Tornando su. Ah, i cagnacci. Occio. Occio. Ok, sali. Bravissima Claire. E via. Allora, calma. E intanto dove sono? Saliamo un attimino. Camera per riposare. E facciamo un po' di gestione dell'inventario del tipo. Ah, questa la tengo perché salvo ora a breve. E basta in realtà, cioè. Ah, giusto, vabbè, possiamo i colpi della balestra perché per ora tutta sta grande utilità non la vedo. E via. E salviamo. Ho detto sì, no, no. Ok, e ci siamo. E posiamo il ribbons. Ok, via. E proverei per la porta che abbiamo di fronte adesso, scendendo, ovvero questa. Ciao Smash, sì, PS5, PS5, esatto. E no, niente, qua no, d'accordo, via allora, damose. Yes, it's PS5, man, it's PS5. Allora, andiamo di qua. It's the... Let's say the remaster, not so much remaster of the game. E adesso... Aia! Via! No! Ok! E ci siamo. I'm Grandmaster. Okay. Ah, no! Via, no!
Bella di sotto. Allora, come siamo messi a vita? Sempre su caution, d'accordo. Andiamo dritti per dritti. Se non mi ricordo male, la scheda si usa... Ah, là, ok. Quindi via. Sti zomboi di stronzoidi. E qua dentro. Ok. Alla grande. Ai ai. Ula. Oh shit. Ma che schifo. Giant Dick. Via via via. Claire. Claire. No. Claire. Mo. Ok. No, se ci siamo ancora, ci siamo, va bene. Via via via. Ok. Boh, ok. Allora, e la struttura adesso? Eccolo qua, il Military Training Facility, d'accordo. Allora, se non ricordo male, vabbè, intanto l'erbetta rossa la ciappiamo così. Poi i dardi per la balestra. Mamma mia, pizzeria, esatto, esatto. Smash. Italy based. Allora. E quindi qua cosa abbiamo? No, queste si aprono poi con la scheda. No, direi qua dentro prima. No, pizza with pineapple on top. No, man. Come on. No, pizza with pineapple on top. No. It's a drama. It's a drama. Come on, it's a drama. Aia. C'è gente. Via sti stronzi. Ok. Via sti stronzi. Via tu. Morto? Ok. E poi... Allora, ah, altri colpi della balestra. Nice. You like spaghetti in Italia. Con spaghetti are very good. Italy is based around pasta and pizza, so it's nice. Allora, poi... Make me wanna marry Maria. Ok. Allora, combiniamo qua sta roba. E ci siamo. Non ci blocchiamo, Claire. E via qui. Oh, il strunzo. Tiè, tiè e tiè. A terra. Allora, questo stronzo non si apre ora. Ok. Poi qua che c'è? Un cazzo. Bene. Niente. Nice. Via di qua. Questo? Una mappa della building. Ok, è mostrato sul monitor. Ah, ok. Sembra possa stamparla. Stamparla. Yes. Stampiamola. Eccola, la mappa della buildings. Take the training facility map. Sì, sì, yes. E ce l'abbiamo. Ok. E via. Ci siamo, si procede, si va. Va bene. Allora. Un giretto rapido. Ok. Poi. Ma no, di qua. Andiamo di qua. Via. Aia la schiena. Cazzo. Ai. Ok. Ah. Giù. Senti come si lamentano. Sti stronzi. Ah. Non c'è niente di utile. Interessante. D'accordo. Minchia. Sboccano loro. Vivo? No, morto. Qua. I wish I have a map on my car because there is a pipe. Where you going? What want to... No, ho finito il coso! Cazzo! È finita l'arma! Speri di avere una mappa nella casa. Ok. Allora via. Stronzo, stronzo, via.
No, è vivo! Ah, no, è morto. È vivo! Merda. No! Ok. Coltello, coltello, coltello. Ah, cazzo, siamo sul cushion. No, via. Ok, e ci siamo. Via tu. Ok. Ok, ok, ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Altri colpi della balestra, ma come al solito non c'è una balestra ancora. Non ce l'abbiamo. Ah, vero. Zombies bite your feet, but you hold your shoulder. Sì, it's very... It's not so... How do I say it? Medically accurate. Let's say it like this. It's true, actually. She has some problems to the back, it looks. Ok, let's go. Allora. Adesso. Ulla. E si sentono, vai, sentili come sono. Ehi! Amico. Esci? Devo tirar fuori io, eh. Ah, combiniamo sta merda. Recuperiamola un attimo. Tiè, tiè. No! Via! Dove? Claire! Ok. I zombie invece soffrono di gastroenterite, a quanto pare. Ok. Qua? Una sauna. C'è molto caldo all'interno. D'accordo. Perfetto. Scendiamo. Ah, che vuoi? Ehi, lasciami stare, porco. E qui abbiamo la statua del leone. This device seems to control water current. Ok, stop the water current. Fermiamola. Fermiamola, fermiamo l'acqua corrente. Non c'è risposta. Benissimo, sembra essere rotto. Da qualche parte. Ok, there should be a circulation pipe. Ah, cazzo. Guarda, guarda. Guarda quanto wobbla con la testa. Che fa, mi fai passare? No! Ma sboccato addosso. Via. Ok. Per ora non si può fare niente. He puked in the sauna. Ok. Ok, torniamo indietro. Allora, quindi io non ricordo onestamente. Allora, non ricordo onestamente, perché abbiamo la scheda. Abbiamo la Biohazard card, ok. Che teoricamente ha a che fare con queste porte. Il problema con queste porche. Di qua? Non ricordo. Allora. Ah, manca la maniglia della porta, non posso aprirla. Porca puttana, porta puttana, d'accordo. E vabbè. Va bene così. Che abbiamo qua? Session related supplies. There is nothing useful here. Non c'è niente di interessante. Che peccato. Doorknob missing. Kick the door. Ah, actually, it's true. She could actually kick the door. Probably she's not strong enough. I don't know why she wouldn't even try to do it. La Bogan. Eccola. La balestra. Finalmente ce l'abbiamo. Ok, l'abbiamo trovata. C'è un file. Ok. Ok, memo sul pass number. Ok. The emergency door lock system in the biology experiment room can be released with a 4-digit pass number. Ok. La porta, il sistema di sicurezza della porta può essere della stanza degli esperimenti biologici, può essere rilasciato con un codice di 4 numeri. D'accordo. I hope you haven't forgotten about that already. Spero tu non ti sia dimenticato subito di del codice. I've just received an order from the system administrator requesting us to change the pass number. Ok.
Ho appena ricevuto un ordine dal sistema amministrativo richiedendo di cambiare la password numerica periodicamente. Quello che mi fa girare il cazzo is that you often lose important memos, past numbers or even chemicals. Quello che mi dà più noia, mettiamolo per farla pulita, è che spesso scordi memo importanti, past numbers, quindi codici numerici o addirittura componenti chimici. Che bello stronzo. Quindi, nel tentativo di risolvere questo problema, sono arrivato ad un'idea. Ok. You know the red human skeleton pictured at the back of the biology experiment room? Ok, c'è la picture esatto dello scheletro all'interno della stanza degli esperimenti. E ci siamo. Ho deciso di usare il numero segnato nella foto come... Ok, come password praticamente. If you happen to lose the memo, just look at the picture. Se ti dovesse mai capitare di scordare, di perdere quello che è il memo, semplicemente usa la foto. Well, I don't think you would ever need to use the emergency pass number. Anyway, ok, non credo tu debba mai utilizzare il numero della password, ad ogni modo, ok. Ma semplicemente nel caso, ora lo sai. Prendila con calma, signor... non... Mr. Careless. D'accordo, d'accordo, va bene, ci siamo. Hai raccolto il file del memo, d'accordo, e ci siamo. Poco fastidioso? Signor! Che canale internazionale. Aia. Ecco. Splash. Ci saluta il nostro amico. Ok. There appears to be no one around. Ok. A red picture is hanging in the back. D'accordo. I can see the number from here, which is a fucking bullshit, cause I can clearly see the number. It's a... wait. 1126. Questa è una minchiata. Il numero è chiaramente visibile. 1126. Però va bene. Stiamo al gioco, d'accordo. Emergency. Door lock system activating. Door says by experiment room. Ok. Abnormal air, I can't enter the pass number. È proprio una minchiatona questa, cioè, perché si vede chiaramente quello che è il codice. Ma va bene così. Va bene così. Facciamola pulita. Contamination detected. Level 3. Emergency shutters will close. No! All personnel evac. No, emergency shutters. Claire! Madonna, che atletica. Ok, donna. That was close. That was close. Cazzo, Claire, se era close. Questa allarme ha rotto tre quarti comunque adesso. Allora. Ma io che ho ad esempio la scheda, no? Mi viene il dubbio del tipo. Non si può usare? No, non c'è motivo di usarla ora. Ti so dire, sai? Questa? Questa sì, qua sì. Ah, qua sì, ok. Vedete, signori, che quanto è internazionale questo canale? Quanto accumula varie etnie al suo interno e si è chiusa la porta. Merda secca. D'accordo. Porca miseria. Andiamo avanti. Ok. Oh no. Di nuovo. Alfred. Lui non vuole sparare comunque. Va bene. Oh cazzo. No. 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 Madonna, in pieno. Non ci credo. Ma distrutto. Claire.
Ah, che palle, mi sono fatto colpire però. Qui? È bloccata dall'altro lato, d'accordo. Che abbiamo qua? Our life is carved. It looks very old. Ah, ok, un rilievo raffigurato sembra molto vecchio. Ok. Ah, un'altra incavatura della blue plate, dell'indico plate, d'accordo. Aia, il cuore. Bibite? Bevande? No? Colpi di pistola, parecchi colpi di pistola. Questa cosa mi preoccupa. Prendere i colpi di pistola? Sì. Prendere i colpi di pistola? Sì. Ok. Aia. Ah. Schedule is written here. Ah, ok. Il programma della settimana lavorativa è scritto qui. D'accordo. Basta, per favore. Non voglio sentire di lavoro ora. Per favore, cortesemente. E che cazzo. Cioè, sto giocando. Voglio giocare. Non voglio pensare ad altro. Ora basta. Sto streamando. Mi diverto. Basta. Basta. Ok. Mo prendiamo questo. Salviamo. E sì, possiamo salvare. Ok. Facility RR. Ok. Basta. Ok. Io poserei un attimino. C'è qualcosa che sbrilluccica là? Poserei i ribbons. Ok. Prenderei questa erbetta verde e realmente la poso. Cioè la prendo e la vado a posare. La vado a posare. Ce l'ho qua praticamente, però. Nel senso. Allora. Per ora sì. Questi io li combinerei a questi. Ok. E... ah, questo posiamolo. Vabbè. Per ora voglio rimanere così. Questo? La cura! Ok. L'antidolorifico per Rodrigo. E io allora andrei subito a portarglielo a questo punto. Prima di fare qualsiasi cagata di ogni tipo. Farei un po' di strada per andare io a portare. Dai, se lo merita. Se lo merita. D'altronde ci ha aiutati, quindi ci sta. Allora. È un pochino la strada, è un pochino. Allora. Rodrigo. Stava praticamente all'inizio del gioco. Tosta. Va bene. Di qua non sbattiamo. Ok. Ai. La schiena. Uff. Cazzo, si è chiusa. Vero. Stavo scherzando. Era tutto uno scherzo, signori della chat, era tutto uno scherzo. Uno scherzo molto simpatico. Niente. Rodrigo può aspettare, vuol dire. Brutta roba. Bruttissima roba, quindi. Torniamo su. Apriamo. Pi-di-di-di-di. E a questo punto io poserei allora l'antibiotico, l'antidolorifico, l'emostatico, ecco. Quindi via questo. E basta, ci andiamo così.
Oddio, non mi sento sicurissimo di come sono messo, ecco. Cioè, vabbè. Ok. Aia. Ecco fatto. Questa risata. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused and do not disappoint me by dying too sì, soon. Ma con quale voce? I so want to enjoy this. Cos'è sta risata? Va bene. Claire non è convinta, ha una faccia un po'... D'accordo, d'accordo. Siamo mezzi fottuti, va bene. No! Sto cuore no, eh? Madonna che suspense. Ok. Ok, calma, calma, calma titanica, che abbiamo qua? Salve, submachine gun non è carica, ma porca mignotta, però, ci sto pensando ora, per lo scambio con Steve, lui voleva la roba semiautomatica, no? Scusate, non semiautomatica, automatica. Ci sono munizioni della submachine gun. Ok. Va bene. Ok. Ecco qua. Perfetto. Siamo nella merda? Siamo nella merda? Siamo nella merda? Siamo nella merda. Claire! Claire! Oh porca puttana! Claire! Claire, Claire, Claire! Cortesemente. Oh, oh, oh. Wow, ah. La porta è chiusa, non posso aprirla. No, madonna le trombate che mi dà. Ma che cazzo fai? Ma che fa? Ah già mi sta devastando. No, non ci siamo capiti. Ma va in tragedia. Va in tragedia. Ma c'ha l'aimbot. Capito! No, un attimo. Qua si deve tencare. E te pare però. Cazzo. La vedo come una roba un po' complessa. Ok. Allora, fino a quando fa sta stronzata e non mi colpisce. Il cazzo. Ma figlio mio, io ti ho capito però. Ecco qua. Allora, teoricamente fino al rosso ci posso ancora stare. C'è il danger. Tiriamo fino a quel punto. È andato. Sì, ho capito però. Porca puttana. Gli ho dovuto tirare addosso tre quarti dei colpi della pistola che mi trovavo. E mi ha devastato. Abbiamo capito una cosa, la pistola non è il modo migliore per combattere sta aborto. Ma che schifo, ma che disgrazia, ma che finimondo. Ora hai rotto il cazzo. Oh no. Mi fa affrettata. Zennio. Ma non mi guardare, vai, no? Allora. Abbiamo Dante qua. Oh yeah, that felt good.
Becille. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. Va bene. Ah. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Ma che hai got your back? Here. Take these. Take these. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay, okay. Oh, grazie. Gentilissimo. This thing is too cool. Yes! Quanto è contento. Now this is my kind of weapon. All right! Ah. Huh? Hey. T'ha trollato, Steve. You cheated me. Up there. Plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Aia. Nella descent into death. Dentro la morte. Andiamo dentro la morte in questo caso. Ci entriamo dentro. Ok. Let's do it! Wait here, Claire! Non lo posso sentire, Time Steve. Time to test out my new toy! Ma che contento! Va bene. Va bene. Sei felice. Oh, cazzi! Steve! Bene. Ma quello è in piedi ancora. Cioè, vivo. In piedi, oddio. Manco tanto. Steve, ti giri? Grazie. Oh, merda. Loro? Facciamoli fuori. Trrr. Ok. Lancia granate. Però non possiamo. Cosa abbiamo qua? Serie, ma non fanno nulla ste cose. Fanno ridere. Steve! Ok. Dati? Sembrerebbe. Non è roba che gli compete. Ok. Stronzoni, eccoli. Ma perché non devi mirare quello che hai davanti effettivamente? Devi fare tanto il figo, il gunslinger di Devil May Cry. Steve! Va bene. Andati? Ancora c'è qualcuno? No, forse no. No, ok, no. Va bene, andiamo. Credo sia finita la sezione di Steve. Ok, sì. It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me.
Ma finiscila. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve. Ah, momento. What were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! A caso. Completamente a caso. Steve. Vabbè. Never mind. Let's get going. Va. Va bene. Aspetta, aspetta, prima di andare nell'ascensore, un attimo. Ah, ma no, da, ferma. Vabbè. Tasta fretta per andare all'ascensore, non si è capito. Tutta la zona da esplorare. Ok, fermo un attimo. Ah, io mi curerei a sto punto. Sì. Sì. Decisa. Oppure... No, 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 mi curo. Mi curo. Non ha... Ah, devo seguire Steve. Ah, ok, fino a quando... Ok. Fin quando lo dici tu. Oh, oh, stavo bloccando. Ok. Che abbiamo qua? Sembra che non possa scendere da qui. Ok, ma in realtà non è così alto, eh. Però vabbè. Ah, porca merda. Beh, visto, siamo scesi. Conveniva scendere da là a sto punto. Claire, are you okay? T'a posto. Steve, behind you. Oh no. No. What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! Aia. No! Steve! Cos'era? Father! Ah. Ah! Steve. E povero sì, povero sì. Father. Father. Il papà Father. Di Steve. Ah. Poraccio. Dad. Used to work for Umbrella. Tried to steal information. Intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid.
It's okay now. Just rest. Un rip al papà di Steve. Dovrei lasciarlo da solo per ora. Lasciamolo un attimino a riflettere. Ecco, ho visto già, esatto, colpi. Nel frattempo noi andiamo avanti, perché non ci si può fermare nemmeno davanti a quella che è una tragedia, effettivamente. Dobbiamo continuare comunque, d'accordo? Allora, sono arrivato da qua, giusto? Ho sbloccato? Come ho sbloccato? Perché ho sbloccato? Mi sa di sì. E non ricordo, purtroppo. Vorrei capire dove... Oh, merda. No, esistono gli zomboidi qua. Ok. Non ci sono stato, mi sa. Oh. Ok. Sento un altro. Oh, porca merda, eccolo. Claire, dietro. E via. Ta. 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 Oh! Si era fatta a corsa. Ok. Coltello. Via. Un colpo di pistola qua. Nel buio più totale si vedono, si intravedono. Eccoli. Poi abbiamo una porta aperta. Ok. Ok. Oh! Ok, la targa. La targa dell'aquila. Perfetto. Perfetto. Ok, il ritratto di un uomo è esposto qui. Sembra essere la stanza di... la stanza, sì. La foto di questa stanza. E qua un nastro. Lo usiamo subito per salvare, però abbiamo già l'inventario pieno in questa maniera. Allora, si salva qua. Ok. E via. Allora, io userei un attimino l'ascensore, che volevo usare fin dall'inizio. Perché voglio tornare un attimino al... Dovrebbe essere il piano... Quale? Aspetta, questo è 1F. No, ok. B1F, in questo caso. Questo sì. Ok. Perché volevo esplorare indietro. Allora. Salve. Torniamo un attimino qua. Che abbiamo? Tutta roba chiusa, d'accordo. E via. Ok. Allora. Ma non ho... È inutile andare qui ora, infatti. No, è vero, perché non, con l'inventario non ci sto completamente. Vado qui solo per recuperare. Ho visto che lì ci sono i colpi di granate, i colpi di lanciagranate. Come qui dentro pure c'è della roba. Il problema, esatto, non ho lo spazio. Recupero al massimo questi colpi di pistola. E via. E andiamo. Boom. Di qua. Ok. Allora, vabbè, torniamo qua.
Questo cos'è? Breaker may fail due to overload. Ecco, in caso di fallimento, alzare la leva come nell'illustrazione. Il dispositivo di ventilazione tornerà operativo. D'accordo. Sistema di ventilazione. Allora, e se dovessi, mettiamo caso, prima era all'1F. Era all'1F. Prova ad andare al... Aspetta. Al secondo piano. Andiamo al secondo piano. Cosa abbiamo qua? Ok. Vediamo che c'è. Porta da aprire comunque con la targa, con la scheda blu in questo caso, sì. Però lo ricordo. E di qua si può fare poco e nulla, perché è tutto... No, non si può. Devo andare per forza all'1F, d'accordo. Va bene. Ci siamo, al primo piano. Questo un attimino lo metto sotto carica. Dov'è? Ok, allora andiamo al primo piano. Dai! Primo piano. Questa non c'entra per ora. Quindi torniamo qui dove c'era Steve. Ancora c'è Steve. No, neanche ancora niente. Allora, no, quello è solo un rilievo. Quindi non abbiamo nulla. Direi che si può andare solo di qua. Solo ed esclusivamente di qua. Non mi piace. No, te pare. Pia ste robe e via immediatamente. Allora, pia ste bowgun. Muoviamoci. Ti pare che se non dai il colpo... Fine, fammi aprire la mappa per capire più che altro dove sono. Si dovrebbe aprire questa, quindi. Ulla! Come vola il cane, il timing perfetto. Abbiamo sbloccato la porta. Ok. Dopo aver sbloccato la porta... Magari evitiamo anche il vermone. Ok, tornerei un attimino qui. Perché il piano è quello. Posso ora aprire questa? O sempre... Me lo vieti. D'accordo. Ma questa si può aprire ora. Ok, questa sì. E questa va anche bene. Così almeno mi permette di tornare sopra, in questo caso. Mettere anche la... La posso inserire teoricamente la... Come si chiama? La piastra dell'aquila qui. Ah, cazzarola. Altri cagnacci. Non se ne può più però. Loro non salgono, vero qui? Dimmi di no. Ma intanto proviamo a mettere... questa. Ah, la scheda blu. La scheda blu. Ok. Si possono fare un paio di robette allora con la scheda blu. Teoricamente, perché posso... Allora, vediamo un attimo. Intanto salviamo. Apriamo questa. Ok.
Entriamo qui dentro. Allora aspettate un attimo. Io momentaneamente poserei le Golden Luger come salvataggio. Intanto salvo. No, piano, ok. Intanto salverei. Oltre che ci siamo. Ho detto salverei. Possibile? Resident Evil? Please? Ok. E ci siamo. Allora. Ok. C'era qualche porticina da aprire con la scheda blu in questo caso, se non ricordo male. Quindi portiamolo un attimino dappresso e cerchiamo di capire cosa si può fare. Allora, con la scheda blu. Se vado là nulla, ricordo bene. Però tornando qui. Questa non si può, vero? No, bloccata dall'altro lato. Scendiamo ed evitiamo anche i cagnacci. Calma. Apri, ok. Allora, posso tornare? No, quelli dove non ricordo più. No, lì non c'è niente, ok, però uscendo di qua, dove c'era il piselloide blu, cioè il piselloide blu, scusate, il... Eccolo! Il vermone, il verme gigante. La porta, sì. Via a questa. Adesso. Di qua. E teoricamente... Allora, vediamo. Qui no. Allora, la posso usare sia al piano, ricordo, la posso usare sia al secondo piano che al a quello sottostante. Allora, intanto andrei a questo, perché ce n'è solo una da aprire. Mi sembra di sì. Questa qua. Ma non penso di dover aprire per forza l'inventario, scusa. Ok. Sì. Oh merda. Però questa credo sia principale. Non ricordo. Diversi comandi potrebbero essere potrebbero aver dato diversi comandi da qui. L'albinoide, descrizione: una creatura che è stata creata iniettando il virus T dentro i geni di una salamandra. Caratteristiche: che bello, sembra un facehugger. Allora, simile ad un animale, simile ad un normale anfibio, il corpo di un albinoide cambierà con il passare degli anni, in questo caso con il crescere dell'età. Allora, quando è piccolo, quando è bambino, mettiamola così, l'albinoide è piccolo nelle dimensioni, ma può crescere oltre i 7 feet
Ok. Oltre, ok, i due metri in un periodo di tempo ridotto, dalle 10 ore in poi. Possiedono alta mobilità e sono capaci di scaricare elettricità. Ok. Queste caratteristiche sono maggiormente notabili quando sono sotto l'acqua nella loro forma adulta. Ok. Beh, della merda, quindi, in poche parole. Cioè, roba schifosa. Allora, aspetta un attimo. Che abbiamo qua? Ma questi sono morti o fanno solo molto finta? Ma prendiamo questa, prendiamo quest'altra e le combiniamo a questo punto. Perché no? Quindi combiniamo e via. E questo? Ah, ok. Un altro degli emblemi. Biohazard breakout in the bio experiment room. Ah, perfetto. Switch to security monitor. Ok. Sì, c'è un numero. 1126, che ripetiamo, si vedeva benissimo. Ma d'accordo. Ah, finito la ventilazione. Ok, non c'è più l'allarme. Quindi si può andare effettivamente. È stato abilitato il tastierino, ok. Oh, porca puttanella. Questi facciamoli fuori, signorini. Che onestamente non ne voglio di rotture di palle. Quindi, okay. Va bene, sì. Stavo per dire Claire, Jill, chiunque stavo per nominare, Ada. Va bene. Tu via. No, non sbattere contro. Ok. Ora c'è lui. Switchiamo di nuovo la pistola. Tac, 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 tac e tac. Andato? Mi auguro di sì. Non vedo sangue, quindi nel dubbio pronto con il coltello. Vabbè, è andato, sì. Questa porta è stata rilasciata. Dove porta? Che non ricordo. Ah, ok, uno shortcut. Va bene. Ora il pensiero è... Io andrei a posare un attimino l'emblema del... l'emblemozzo. E bon, e andrei. Voglio andare al piano di sotto questa volta. Ok. Quindi entriamo. E poso anche... Allora, calma. Intanto posiamo questo. Posiamo questo per ora, anche questo. E andiamo così. E va bene. Wow. Quindi procediamo. Torniamo qui a questo punto, perché l'ascensore si trova qua effettivamente. E di qua. Ok. Perché con la scheda blu, in questo caso, io posso aprire pure... Oddio, qua che succede? Posso aprire... Ma intanto questo lo devo mettere un attimino underload. Basta, eccolo qua, questo. Mettiamolo così. E ok.
E di qua. No, ok. Via. Che è sta cosa plastica? Allora, di qua si poteva usare la schedaccia blu. Nel bru... Dove sta andando? Claire? Cortesemente. Eccola. Ok. Beep. E ci siamo. Eccolo. Il lanciagranate. Yeah. E poi... E poi per ora... Ok, basta. Allora... Merda! Mi sono cacato addosso! No, aspetta! Ma mi sono spaventato tantissimo! No! Porca Eva, che spavento! Un attimo, fatemi... No, brutto, mi sono andato ad inculare! No, basta però! Apri sta merda, ma non è possibile, sti stronzi, ogni volta! Però due no, eh! Ecco qua, non posso far niente qui, giusto? Che bellezza! Che bello! Ok! Grande! Perfetto! Quindi che fanno? Mi distruggono? Io... Posso dire che non li capisco, questi nemici? Sono inschivabili. Sono fortissimi. Sono potentissimi, sono bellissimi, cioè non saprei come evitarli, onestamente. Allora. Cioè, non ho concluso un cazzo fino ad ora. Sono venuto qua per prendere danni. Vabbè, prendiamo queste almeno. Le combiniamo pure. Famo sta cosetta. E via. E andiamo. Che tristezza. Allora. Mi piace come per qualsiasi cosa Claire si tocchi la spalla. Qualsiasi danno preso è alla spalla realmente, è vero. Ha fatto notare bene il nostro amico prima in chat. Allora. Ah, ma realmente io voglio andare... Voglio andare da Rodrigo a portargli... Giusto, a portargli la cura. Ora, il problema è che non ricordo... Allora, 1F. Intanto 1F. Ok. Poi, questa, no, porca miseria, ho sbagliato, era il 2, era il secondo piano. Era il secondo piano. Che cagata. 2. Ok. Allora, di qua. E via di qua. Thank you.
Allora, facciamo una robetta. Aia, le orecchie. Posiamo questo. Poi prendiamo questo e l'emostatico. Sì, l'emostatico, giusto. Eccolo qua. Ok. Allora, io salverei un attimino. Dai! Mamma mia, non lo fa da questo lato, Claire! Please! Ok. Aia. E ci siamo. Allora, signori. Intanto fatemi posare un attimino il nastro. Anche se non ha grande importanza, però vabbè. Io direi che per questa inquadratura, please, ok. Per questa prima parte credo possa anche andare. D'altronde sono le 7 alla fine, quindi ci siamo pure con l'orario. Sono leggermente stanchino. Giornate non semplicissime, non semplicissime, appunto. Quindi per ora va bene. Io, come sempre, quello che posso fare, quello che voglio fare è ringraziare in ogni caso chi entra in live anche per poco, chi rimane per te per diverso tempo, chi rimane anche fino alla fine, in questo caso. E grazie Phoenix, sempre. E poi cos'altro? E poi cos'altro? Mi scordo pure cosa volevo dire. Porca miseria. La prossima non penso domani, credo dopodomani sarà sull'antologia. Quindi si continua sempre con Dark Souls 2. E niente. E niente. Da un abbastanza provato Fulmicotone, da una Claire che pure non vedo in grandissime condizioni psicofisiche, e da Resident Evil Code Veronica, è tutto. Ci si becca alla prossima, banda di marrani. Alla prossima.